Allora, io parto dalla prima domanda che ho fatto anche ai giocatori. Questo primo tempo, bruttissimo. Eh sì, ma se si entra in campo 6, 7, 5, adesso non so quanti, e al primo episodio negativo si abbassa la testa, non si va da nessuna parte. L'atteggiamento questa squadra non deve mai perderlo, ma io non farò né nomi né ce l'ho con qualche giocatore in particolare, non sono l'allenatore che attacca i giocatori pubblicamente e neanche sono quello che dà colpa ad altri. Dico solo che magari alcune persone, alcuni calciatori hanno sensibilità diverse, trascorsi diversi, valori diversi e non tutti reggono questo momento allo stesso modo. Il problema è che tempo non c'è. E quindi bisogna allinearsi tutti a quello che è il termine di paragone, il termine di confronto, che sono i 31 minuti del secondo tempo, dal 45esimo al 76esimo, perché sennò con me non si gioca. Io sapevo dove venivo e so che è dura perché l'ho passata anche l'anno scorso. A me una sconfitta in più, una sconfitta in meno non mi sposta, mi dà fastidio l'atteggiamento, perché questa è una squadra che oggi sì, non dico non si ama, non pensa in tanti di loro di poter essere invece adatti, idonei alla categoria. Studio. Cosa vuoi che si aggiunga? Penso che Roberto abbia fatto ovviamente la perfetta fotografia, non a caso poi la tua strigliata, che immagino ci sia stata, Roberto, nello spogliatoio, ha fruttato un altro benevento, una squadra che aveva voglia anche di provarci, di mordere, di crederci, sebbene si stesse sotto 3-0. È un po' l'auspicio che anche a Ma Torino si guarda, ti facciano, interrompo. si giochi con un atteggiamento del genere. Oggi è durata mezz'ora, 31 minuti, ma perché non aggredire la partita così? Come tu stesso hai detto. Poi so che nella testa, ecco, gli equilibri e i meccanismi sono sottilissimi e anche labili, e che non tutti i calciatori sono simili, come tu perfettamente hai detto. Non ho strigliato la squadra tra primo e secondo tempo. Alla fine sì, perché alla fine se la squadra mi dà quello dal punto di vista di sangue, mi dà quello che mi dà per 31 minuti il secondo tempo, me lo deve dar sempre, ma senza poter scegliere. È così, sì o sì. Stop, perché io la faccia, la metto, vedrete che la metterò fino all'ultimo giorno. Della mia permanenza qua a Benevento, la faccia la metto, mi prendo le colpe su tutto, non metterò mai colpevoli i giocatori, soprattutto davanti, li difenderò sempre, però l'atteggiamento deve essere quello dei 31 minuti del secondo tempo. E io penso che se riusciamo a mettere per 90 minuti, per tutte le partite che ci dividono dalla fine del campionato, quell'atteggiamento, i valori tecnici non sono da ultimo posto. Io per quello sono venuto a Benevento, perché sapevo che venivo e sapevo che venivo anche ad affrontare le prime tre partite Lazio-Juve. Antonio? Ciao Roberto, Antonio Martone, buonasera. Innanzitutto è un piacere sentire persone che parlano dicendo quello che hanno dentro, non frasi fatte ed altro, e ti faccio veramente i complimenti. La prima annotazione è questa: non si è mai visto in uno stadio di calcio una squadra sotto per 3-0 che gioca per 31 minuti e riceve gli applausi scroscianti del proprio pubblico ad ogni azione perché ci ha messo dentro cattiveria. Ho visto anche la squadra di De Zerbi in quei frangenti. Non parlo solamente come carica, come grinta, ma anche per la qualità di alcune giocate e per l'intensità. Fatte queste considerazioni, una domanda che più che altro è una curiosità, che l'avevamo detto prima a livello di commento del match. Come mai rispetto a Cagliari hai modificato il reparto arretrato? Questa è una novità, insomma, se perché avevi preparato il match in un certo modo o qualcuno non lo ritenevi, diciamo, in condizione adeguata?
Ho cambiato ante centrale per Gym City con l'ingresso di Venuti, perché Immobile è molto, ha un passo completamente diverso da Gym City. Quindi l'occasione del gol subito di Immobile sul taglio, già Antei ci è arrivato in ritardo. Antei ha caratteristiche fisiche diverse da Gym City. Gym City avrebbe fatto molta più fatica a seguire i tagli che faceva Immobile. Per quanto riguarda quella mezz'ora, non è che è troppo facile dire da lì voglio partire, da lì tutte le squadre devono partire, ma tutte le mie squadre partono da lì. Io sono amante della palla, sono amante del gioco, sono amante, ma non delle... La prima cosa deve essere il cervello, deve essere il sangue, deve essere il metterla diversamente dal calcio, cioè metterla proprio come primo motivo di quello che si fa. Dalla mattina alla sera si deve pensare solo a quello, perché abbiamo le possibilità, secondo me, di fare qualcosa di diverso. Non voglio dire quello che penso veramente, perché non voglio fare brutta figura, non voglio passare neanche per presuntuoso. Però non sono pentito di essere venuto qua e penso ancora di più che ho fatto la scelta giusta. Roberto, sarò proprio velocissimo, sono sempre io, Antonio Martone, proprio veloce. È una casualità. Allora, che è caduta la linea, se potete ricontattarci. Contro la Lazio c'è stata questa scrollata nella ripresa, è l'effetto De Zerbi, o perché la squadra va in campo con paure, timori e poca convinzione? Scusami e grazie, poi ho finito. Ok, allora abbiamo problemi col collegamento, ma soltanto audio. Lo ripristiniamo. Ha pareggiato il Sassuolo con Falcinelli, quindi al gol di Allan, è un dominio piuttosto netto del Napoli con una serie di occasioni che sono fioccate, il Sassuolo ha risposto con Falcinelli, quindi situazione di parità ristabilita al San Paolo. 1-1, torniamo da Roberto De Zerbi, che non so se ha avuto tempo di ascoltare la tua domanda. Antonio, vediamo un po'. Sonia? No. No, Antonio, se puoi ripetere. Roberto, scusami, proprio sarò velocissimo. Sia a Cagliari che oggi contro la Lazio abbiamo assistito a dei secondi tempo di altissimo livello da parte del Benevento. È una mia curiosità, questi primi tempi l'approccio sbagliato è perché questi calciatori non sono convinti, sono ancora paurosi, ci sono ancora eredità vecchie che stanno praticamente, di cui si stanno scrollando di dosso? È una banale curiosità e poi mi taccio. Allora, non è che non ci credono o non si impegnano, come magari qualcuno può pensare. E tutte le persone sono diverse, c'è chi ha carattere che se gli dai lo schiaffo reagisce, e c'è chi si mette a piangere, c'è chi se ne va e c'è chi abbassa la testa. E le 10 sconfitte di fila, 11 sconfitte di fila, c'è chi si abbatte, c'è chi al primo evento negativo si lascia condizionare e c'è chi reagisce. Quello che voglio fare io è portare la squadra a ragionare come me, cioè si lotta fino alla fine, si cerca di migliorare dal martedì alla domenica, la domenica si entra in campo consapevoli della propria forza, non da presuntuosi, ma sfiorando un po' la presunzione, perché se si entra troppo timidi, timorosi e già preoccupati di quello che è l'esito della partita, allora non si parte neanche. Vorrei cercare di portare più che il gioco, perché il gioco secondo me è già qualcosa di quello che sto facendo, si vede. Vorrei portare un po' il mio modo di essere, il mio carattere, prendendomi magari le responsabilità io, togliendogliela loro, però poi il passo devono farlo anche i calciatori. Questa è una squadra, secondo me, non da ultimo posto, e sarebbe facile per me dire la squadra è stata fatta male, io ho accettato di venire, sono un professionista. No, non è così. La squadra ha dei valori, la squadra ha dei valori per giocare un certo tipo di calcio, ha dei giocatori che possono fare la differenza, qualcuno di questi è fuori,
Qualcuno di questi non sta bene, altrimenti Ciceretti con me gioca sempre. E quindi bisogna avere, io ho detto sempre una frase, bisogna avere, tanto non è volgare, ma bisogna avere le palle in testa, perché è difficile oggi vedere qualcosa che non c'è, però si segue quello che è la guida sono io e si fa dentro lo spogliatoio quello che dico io. Allora mister, arriva questa partita contro la Juve, sicuramente una partita proibitiva, però insomma, ha detto Lazar, si parte dallo 0-0. Se l'ha detto Lazar mi fa piacere, perché dobbiamo dare tutti di più, non dobbiamo farci condizionare dall'episodio negativo, se questo si verifica all'inizio della partita, e dobbiamo fare quello che abbiamo fatto per 31 minuti del secondo tempo, né più né meno. Poi l'errore tecnico che abbiamo commesso in quella porzione di gara, quello lo togliamo, quello ci sta, quello fa parte dell'uomo sbagliare, io più di tutti, però l'atteggiamento no, l'atteggiamento deve essere quello sempre, sapendo che per il Benevento quest'anno di facile non c'è niente, però c'è la possibilità, e quindi dobbiamo allinearci tutti a questo pensiero, perché è il mio. Parigini si è fatto male nel riscaldamento, cosa ha avuto? Parigini ha avuto una distorsione alla caviglia nel riscaldamento, Ciceretti non stava bene, altrimenti avrebbe giocato titolare. Se il Benevento vuole avere possibilità di salvezza, la presenza di Ciceretti non è in discussione. È un giocatore, io sono innamorato di Ciceretti calciatore, quindi, però deve star bene, deve perdere qualche chilo, deve allenarsi e recuperare la forma che ha perduto per colpa di un infortunio. D'Alessandro e Costa ce la faranno per domenica? Non lo so, adesso dobbiamo cercare di recuperare anche quelle, ma migliorare anche la condizione di Lazar, di Lombardi, di Iemmello, di giocatori che possono fare la differenza per questa squadra. Iemmello è uscito tra i fischi, come sta il calciatore, insomma, come l'ha presa? Beh, Iemmello lo sapete anche voi, che è un mio figlioccio, però anche lui non sta bene, fisicamente non è al 100%, qualche situazione analoga in questa squadra ce ne sono, quindi bisogna recuperare le forze, la forma, calciatori importanti che non ci sono, ma è partire dai 31 minuti del secondo tempo. Il programma della settimana, domani riposo? E poi sempre allenamento.